Buongiorno e ben ritornati sul mio canale. Per chi è nuovo, io sono Dorina e qua cerco di farvi vedere come creare alcuni dei best seller, dei capi che più ci piacciono, che più ci ispirano, ma soprattutto dei capi che ispirano me. Oggi vi voglio far vedere come creare la bucket hat di Prada. Me ne sono totalmente innamorata, la volevo fare da un bel pezzo, però non trovavo, perché ovviamente la voglio fare identica in tutto per tutto. Non è legale, lo so, ma chi se ne frega. Io la voglio assolutamente, non ho intenzione di pagare 350 euro per un capellino. E quindi qua vi farò vedere come fare la vostra bucket hat simile, uguale, forse vi svelerò un po' di segreti. Più che altro perché la volevo fare da un bel pezzo, solo che mi mancava ovviamente quel coso di Prada. E ho cercato un po' in internet per vedere se riesco a trovare qualcuno che vende qualcosa a pochissimi soldi da cui posso ricavare il simboletto di Prada. Perché mi è venuta questa idea in mente? Perché avevo un cerchietto nero di quelli bombati, avevo visto i cerchietti bombati di Prada, bellissimi, stupendi, e ho fatto uno mio perché avevo da un portachiavi di un portafoglio Prada, avevo questo orsetto che vi farò vedere con lo stemma di Prada in piccolo, quindi il triangolino di Prada, che ho tolto da questo orsetto e l'ho messo, l'ho cucito a mano perché aveva già i forretti, l'ho cucito a mano su questo cerchietto. I triangoli che usano per i cerchietti e per i capelli sono leggermente stondati, ovviamente, per prendere la forma circolare. Il mio è dritto, purtroppo non ho trovato di meglio, non ho trovato nessuno che vendesse una cosa del genere stondata, anche perché, cioè, ovviamente non è facile, è giusto che non lo si può trovare, però ho cercato comunque internet, su eBay, su Depop, su Shpock, della gente che vendeva cose usate. Ad esempio ho trovato tantissimi astucci da comprare a pochissimi soldi, tipo 30 euro, e poter ricavare il triangolino di Prada e poterci fare una bucket hat. Basta ragazzi, smetto di parlare perché comunque spiegazioni inutili che a nessuno serve. Mi raccomando ragazzi, mettetemi un like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto, perché arriveranno tanti bei video come questi. Spero tanto che non mi bloccano, che sto facendo un po' cose illegali. Comunque ragazzi, speriamo che tutto va bene, non mi segnalate. Comunque sì, cercherò di fare una cosa carina, anche non sia proprio identica, non va proprio identica. Allora, per prima cosa prendete un metro da sarta, potete prendere anche un filo, e se avete un righello abbastanza lungo potete col filo andare a vedere la vostra misura. Prendete un qualcosa e misurate il vostro cervello praticamente. Prendete dalla parte più sporgente, cioè là dove praticamente sentite che il vostro cappello dovrebbe fermarsi. Non andate troppo giù, perché sennò il vostro cappello tenderà a cadere. Non sono un'esperta di cappellini, quindi non so proprio come si prendono le misure. Comunque io li prendo là dove più o meno voglio che il mio cappellino si fermi e vado a vedere qual è la mia misura. La mia misura è di 56. L'altro giorno era il 54. Mi pare che siano i miei capelli che stanno facendo, sì, è 54, solo che ho lasciato troppo lenta. Ovviamente non stringete troppo perché sennò non riuscirete a metterlo, oppure vi farà male la testa. Oppure se avete già un capellino che vi sta divinamente, all'interno c'è scritto la taglia e qua c'è scritto un 55. Vabbè, oscillo tra un 55 e un 54, però sono di più un 54 perché non lo so, perché mi piace essere un 54, se no sembra che ho la capoccia troppo grande. Cioè, per dire, questo capellino sì, va bene, però scende un po' troppo. Io vorrei che la bucket hat stesse un po' più su, perché poi ha anche quel il terzo strato praticamente, che non voglio che mi vada troppo sugli occhi, quindi preferisco che stia un po' più su invece di troppo giù, altrimenti poi non vedo niente.
Allora, in realtà ho già fatto il cartamodello, fateci caso, l'unghia che mi manca, ho già fatto il cartamodello della mia bucket hat, perché praticamente, sapete cosa ho fatto l'altro giorno? Sono andata da H&M e avevo visto una bucket hat nera e volevo infatti averla già pronta e attaccare su quella. L'unico problema è che era una LXL e purtroppo mi era molto grande. Però mi sono un po' ispirata, l'ho schiacciata e mi sono un po' ispirata prendendo la forma, ovviamente era molto più grande, ma io l'ho adattata alle misure della mia testa. Quindi questa è la parte bassa ed è quella parte dove praticamente andrà a stringere il mio cranio, la mia testa. Quindi questa è lunga 20. Voi praticamente prendete e fate una curva non troppo esagerata, insomma, perché questa è la parte che va un po' più dritta come un secchio, e qua invece questa misura deve essere uguale alla misura del cerchietto che sarà la parte sopra il nostro capellino. Fate un punto centrale e da lì, se avete sempre la misura 54, ovviamente io vi dico tutte le misure che ho del mio capellino, poi voi andrete ad adagiarle sul vostro. Se ovviamente una taglia in più, una taglia in meno, andrete a togliere centimetri o aumentare centimetri. Poi vi dico che sinceramente non lo so se verrà bene. Quindi fate un punto, allungatevi di 7 centimetri. Io ho fatto solo un angolino del mio capellino, poi andrò a tagliare tutto il cerchietto e prenderò come riferimento questo angolino, perché che è quello che ha la curva migliore. Quindi tutte le altre poi saranno uguali a questa. Invece per quanto riguarda la parte centrale, fate una piccola curva, ovviamente calcolate la circonferenza del vostro cerchio che avrete di sopra, mettetela qua. Questo ovviamente è il mio centro avanti dritto filo doppio, quindi questo pezzo sarà doppio. E idem per la stessa cosa che la parte finale, quindi la terza parte della nostra bucket hat, sempre doppia, quindi andrò a tagliarla. Questa sarà la parte davanti, mentre questa sarà la parte dietro dove farò la cucitura per unire tutti i pezzi. E qua invece la curva va fatta un po' più curvilinea, cioè nel senso andate a... questa misura è uguale alla misura della circonferenza della mia testa, quindi deve essere di 27 se la fate doppia come me, altrimenti fate tutta tonda, vedete voi come vi trovate meglio. E ovviamente questo viene più arrotondata perché la parte esterna viene un po' più larga, mentre qua praticamente la misura questa da qua a qua è 27. No, anzi, da qua a qua è 27, mentre quella della circonferenza del cerchio è di 24, quindi leggermente questa è più grande di 3 centimetri, mentre qua invece sono aumentata di, vabbè, questa sicuramente è 27, e qua invece vi dico di quanto mi sono aumentata. Sicuramente molto molto di più, 34, cioè praticamente di quasi 42 e mezzo. Quindi se questa ha 42, quindi in totale di circonferenza sono 84, perché sarà doppia. Devo ovviamente metterci ancora un centimetro dappertutto di cucitura, che non ho ancora messo, quindi vado a mettere il mio centimetro di cucitura, rilevo i miei pezzi e poi vado a fare il piazzamento. Ci vediamo là. Spero che sia chiaro, ragazzi, perché sinceramente non mi so esprimere per niente, per niente, mi dispiace. Comunque, se avete una bucket hat, tipo schiacciatela in modo da poter ricopiare i pezzi come ho fatto io. Poi ovviamente li ho sistemati. Non so se vi ricordate il video in cui ho fatto la giacca con questo bucket hat. In realtà non mi dispiace come è venuto fuori. L'unica cosa che non mi piace di questa bucket hat è la parte qua sopra, che è un po' troppo grande. Cioè, nel senso, dovrebbe venire più a secchio, invece viene un po' storta, insomma. Sì, grazie.
non trovo il cartamonello, quindi non lo so dove l'ho messo, perciò ho deciso di farne un altro. Quindi questo sarà sicuramente un po' più diverso di questa bucket hat, nonostante mi piaccia come vesta. Speriamo che non sia troppo diversa, ma che questa parte sia migliore. Quindi userò questo feltro, tessuto simile al feltro, praticamente un po' più morbidoso. Per l'esterno uso invece un tessuto un po' più brillantinato, perché ho visto che quello di Prada è abbastanza satinato, quindi questo è molto leggero, e per quello uso il feltro sotto, che così almeno lo fa stare più rigido, perché altrimenti si affloscia troppo se lo faccio solo di questo tessuto. È un semplice cotone, praticamente un po' elasticizzato. Allora ragazzi, piego il mio tessuto e vado a ricavare la parte centrale del mio capellino, e la stessa cosa vado a fare per la visiera, perché sono doppi, quindi non hanno bisogno della cucitura frontale. Qui ho già tagliato i miei pezzettini sia in feltro che in tessuto che userò per la parte esterna. Ora andiamo ad unire il fianco aperto della nostra visiera e la parte centrale del nostro cappellino, sia per l'interno che per l'esterno. Stirate in modo che le cuciture si aprano per bene. E adesso vado a unire la parte più corta della parte centrale del mio capellino, quindi la parte che va a appoggiare sulla nostra testa, con il cerchietto, quindi la parte finale del nostro capellino, e la stessa cosa vado a fare per il feltro. Ora ragazzi, vado ad unire la visiera, quindi l'ultimo pezzo, la parte finale del mio capellino, mantenendo sempre le cuciture uguali, quindi le cuciture che abbiamo fatto per unire i pezzi sul dietro. Di unire la fodera al nostro capellino, ragazzi, ho fatto delle cuciture paralleli alle cuciture del mio capellino, come potete vedere, così le cuciture si stendono molto meglio. L'ho fatto sia per la parte esterna che per la fodera interna. Questo perché ho visto che l'hanno fatto anche sul capellino originale. Mettete a specchio il vostro capellino e unendo ovviamente le cuciture del dietro insieme, in modo che siano sullo stesso punto, andiamo a cucire la parte più sporgente della nostra visiera, lasciando però un piccolo foretto in modo che poi possiamo ribaltare il nostro capellino sul dritto. Quel piccolo foro che vi dicevo in precedenza di lasciare e per farvi aiutare a mettere il capellino sul dritto. Poi ovviamente andrò a rifinirlo a mano per chiuderlo bene.
creo delle linee parallele di cucitura seguendo la linea della mia visiera, quindi partendo dall'esterno verso l'interno. Non solo esteticamente sono belle, ma questo aiuta anche che il tessuto sottostante rimanga al suo posto. Allora, sto cercando di capire come fare i foretti. Grazie. Come fare i foretti su. Come fare i foretti qua dentro per poter cucire. E non ho niente, non sia un ago, però non posso usarlo. Serve qualcosa da poter martellare con la punta. E non ho niente del genere. O forse sì. Aspettate un attimo. Che forse. Questi sono i bastoncini per la fonduta. Per il fondue, che ha questa parte a punta, che io potrei in effetti usare per fare il forretto. Adesso proviamo. Prendo uno che non sia storto. Eccolo. Solo che sono un po' distanti. Adesso vi faccio vedere meglio. Allora, vi faccio vedere. Questa ha le punte troppo distanti, ma io farò così. E magari dopo che ho fatto il forretto farò così. In questo modo avrò dei fori più vicini. Se vi chiedete perché non ho attaccato il triangolino di Prada prima di assemblare il capellino in modo che le cuciture non si vedano all'interno del mio capellino, perché il tessuto esterno è molto sottile e quindi di conseguenza il triangolino, essendo un po' più pesante, non starebbe bene attaccato al capellino, ma tenderebbe sempre a cadere. Perciò ho deciso di attaccarlo insieme al feltro, così esteticamente sembra più bello. Non lo so, fatemelo sapere voi ragazzi. Il mio capellino è pronto, io adesso ve lo faccio vedere, sperando di non andare in galera per questo. Grazie, un bacione. Ragazzi, il capellino pronto, sono super super contenta perché mi piace un casino come è venuto. Sinceramente lo avrei fatto, magari il prossimo che farò, un centimetro più grande, perché sì, è leggermente strettino, non so se dipende dal tessuto oppure perché è doppio, quindi c'è il feltro che è un tessuto un po' più grosso e quindi fa più spessore, però un centimetro in più l'avrei ingrandito, ma non mi lamento perché comunque mi sta benissimo. Adesso stringe un po' perché ho la parrucca e i capelli, insomma, un po' distratti oltre il capellino, ma sono super super contenta. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate, se vi piace, se lo fate anche voi e se viene uguale. Spero tanto di sì. Comunque ho cercato di fare modo di mettervi più dettagliata possibile la spiegazione. Se così non fosse, mi dispiace ragazzi, veramente tanto ci provo tantissimo a spiegarvi meglio le cose, ma non essendo madrelingua italiana mi perdo e tante nozioni non li conosco. Comunque ragazzi, io ci ho provato, fatemi sapere cosa ne pensate e non dimenticate di lasciarmi un like. Noi ci vediamo al prossimo video.